Oggi festeggiamo il nostro Dio al completo, nelle sue tre persone e nella sua unità e unicità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Una verità grande e inafferrabile, la prima del credo cristiano, che era abbozzata e preannunciata nell'Antico Testamento. Pensiamo al nome di Dio Elohim, che ha una terminazione tipica del plurale in ebraico. Oppure pensiamo ai tre misteriosi pellegrini che Abramo incontra alle querce di Mamre. O alla visione divina di Sant'Isaia, nella quale i serafini lodano e adorano Dio come tre volte santo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ma questa verità Gesù l'ha rivelata con una gradualità sempre più chiarificante. È Gesù che ci introduce nella verità e poi è lo Spirito Santo che la rende piena, ce la tiene presente e ce la fa approfondire. Questo approfondimento del mistero trinitario può farlo l'uomo che il Salmo ottavo descrive come poco meno di un Dio di gloria e di onore coronato, ma può farlo con l'aiuto dello Spirito Santo, di cui Gesù ha detto: quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Dove ha udito lo Spirito Santo le cose che ci suggerisce? Nell'eternità dell'unico Dio, dove il Padre possiede tutto, il Figlio possiede tutto, ed entrambi condividono tutto dall'eternità con lo Spirito Santo. Per questo San Giovanni Evangelista dice che Dio è amore, perché nell'amore tutto è condivisione ad intra e ad extra, cioè dentro Dio, nel dialogo amoroso fra le sue persone, e fuori di Dio, perché, come ci diceva la seconda lettura di questa domenica, tratta dalla lettera ai Romani, l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Tutto questo però non è frutto solo della riflessione, ma anche dell'esperienza di Dio. I primi a fare questa esperienza furono gli apostoli, alla scuola di Gesù, che nel suo dialogare col Padre o nel suo parlare del Padre, non solo ha loro mostrato la sua grande intimità con Lui, ma ha anche affermato la sua identicità con Lui. Io e il Padre siamo una cosa sola. Chi ha visto me ha visto il Padre. Identici nella natura, ma distinti nelle persone. Sempre Gesù ci ha insegnato chi è lo Spirito Santo, perché Egli ci parla con la voce dello Spirito del Padre. Il cardinale Giuseppe Ratzinger, poi eletto Papa col nome di Benedetto XVI, nel suo libro intervista Dio e il mondo, dirà che la definizione che Gesù ci offre dello Spirito come del Paraclito, come dell'Avvocato che Lui ci dona o come del Consolatore, ci chiarisce la consustanzialità di Gesù e dello Spirito, ed evidenzia come la relazionalità di Dio si esprima in una struttura trinitaria, quella che comprende Padre, Figlio e Spirito Santo. Fine della citazione, che vi ho estrapolato da pagina 242 di questo libro. Conclusioni. Se Dio è dialogo eterno e relazione eterna, oltre che colui che è,
comprendiamo perché domenica scorsa, che era Pentecoste, lo Spirito Santo ci apriva all'incontro con tutti e all'unità e all'uso del cemento e non del bitume nella costruzione della città di Dio. Per usare il cemento, infatti, vi avevo detto, serve l'acqua, è indispensabile. Quindi serve lo Spirito Santo, di cui l'acqua è simbolo. Una prova dell'esistenza di Dio, cari fratelli e sorelle, e della Santissima Trinità in modo specifico, potremmo dire che c'è dove ci sono belle relazioni fraterne, fra amici, fra persone che è la prima volta che si incontrano. Perché il Dio delle città e dell'immensità che cantano i Pooh in Uomini Soli è tutt'altro che lontano e ci vuole tutt'altro che soli. Sia lodato Gesù Cristo.